Ciao e bentornati su Tom's. Rieccomi qui con voi con una nuova guida all'acquisto. Oggi aggiorno in particolare quella dei monitor per PC. Ora, per i monitor per PC ci sono veramente tantissimi modelli, come tanti altri settori di mercato. Abbiamo già visto quella relativa ai case, abbiamo visto uno degli ultimi giorni quella relativa agli smartphone. Oggi appunto passo a parlare di monitor, che è un altro argomento caldissimo e uno di quelli che ci chiedete più spesso tra i consigli all'acquisto, diciamo. Quindi spero che sia di vostro gradimento, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e anche lasciando un bel like e iscrivendovi al canale. In particolare questa la dividerò, se le altre le ho divise per tipologia, queste le dividerò per risoluzione, perché come sappiamo ancora oggi ci sono tante persone che giocano in Full HD, tante persone che giocano in Quad HD e addirittura si sta approcciando sempre più spesso al 4K, quindi perché no parleremo anche di 4K. Prima di andare avanti vorrei puntualizzare un paio di dettagli però relativi ai monitor, che tra l'altro abbiamo già visto e rivisto negli anni scorsi, perché sono caratteristiche che bene o male sono presenti in questo tipo di prodotti da anni, da sempre praticamente. Ovvero, i monitor si distinguono tendenzialmente in categoria di pannello, da ITN agli IPS, ai VA, che sono quelli un po' più recenti e che hanno un po' più preso piede tra virgolette negli ultimi anni nel mercato, e ogni tipo di pannello ha la sua caratteristica peculiare, alle sue caratteristiche peculiari, che però appunto non andremo a trattare qui, ma io vi linkerò qua su nelle schede un video più approfondito per dove ho già trattato appunto di questi dettagli e che potete diciamo utilizzare per capire un po' meglio di cosa parlo, quindi per avere diciamo un contesto un po' più ampio nel momento in cui vado a parlarvi dei vari prodotti che vi consiglio. Altra cosa fondamentale chiaramente è la frequenza di aggiornamento del pannello, quindi il refresh rate, caratteristica che serve per riprodurre più velocemente le immagini a schermo, quindi a seconda del refresh rate si ha un monitor più adatto al gaming o meno. E questa è la caratteristica che sentirete quando parlerò di Hertz, 60 Hertz, 144 Hertz e così via. E per ultimo, prima di passare ai vari modelli che vi consiglio in questa guida, le varie tecnologie di sincronizzazione dei frame, ovvero al momento potete trovare monitor con Adaptive Sync, G-Sync, FreeSync, comunque qualche cosa di sync elencato tra le varie specifiche tecniche. Queste sono semplicemente tecnologie, nomi diversi di tecnologie che fanno la stessa cosa praticamente, quindi mettono in diciamo sincronizzazione quelli che sono i frame prodotti dalla scheda video e quelli che sono i frame riprodotti a schermo dal monitor, quindi diciamo sono tecnologie che servono ad evitare artefatti video come il tearing, lo stuttering e così via. Ora che avete un po' più di contesto, che come detto potete andare a approfondire nel video qua su nelle schede, passiamo alla guida all'acquisto vera e propria. E parto proprio con il Full HD, chiaramente, quindi la risoluzione 1920x1080 pixel. In questo caso vi proporrò due soluzioni. Una più economica, ovvero il Dell SE2416H, un modello da 24 pollici con pannello IPS, quindi già di un certo livello per quanto riguarda la qualità dell'immagine, anche se con un refresh rate bloccato a 60 Hz e un tempo di risposta di 6 millisecondi, quindi tendenzialmente un modello non adatto al gioco, non preferibile per quanto riguarda il gaming, ma più per un ambito di risparmio, ma mantenendo comunque una certa qualità per quanto riguarda il pannello e l'immagine che viene riprodotta. Questo è il modello più economico della guida e al momento lo potete trovare a circa 120 euro. E la sua alternativa per questa guida sul Full HD è l'Ultra Gear DLG, il 24GL600F, un modello sempre da 24 pollici ma in questo caso con pannello TN, quindi con prestazioni più elevate per quanto riguarda il refresh rate e i tempi di risposta. Infatti è un pannello da 144 Hz e un millisecondo di tempo di risposta. È chiaramente il modello più adatto al gaming per quanto riguarda la fascia di Full HD entro i 200 euro, perché al momento lo trovate appunto nell'intorno dei 200 euro come prezzo e include anche l'AMD FreeSync. Passando poi al Quad HD, quindi la risoluzione di 2560x1440 pixel, parto con un modello economico che però ritrova già delle caratteristiche adatte al gioco, perché
ha un refresh rate di 144 Hz, anche se un tempo di risposta un po' più alto a 4 millisecondi. Il pannello in questo caso non è NTN né IPS, bensì VA, lo standard qualitativo che diciamo si mette più o meno in mezzo ai due modelli citati poco fa, perché ha una qualità mediamente superiore a quella di un pannello TN, ma non arriva mai alla qualità di un pannello IPS, anche se raggiunge più facilmente prestazioni elevate rispetto a quest'ultimo. Questo è l'approccio più economico che potrei consigliarvi per quanto riguarda il Quad HD ed è il modello Samsung C27JG52. Mentre, salendo di livello, andiamo sempre su un Ultra Gear di LG, il 27GL83A. Gli Ultra Gear di questa fascia sono tra i migliori pannelli che potreste trovare in circolazione al momento e in questo modello in particolare parliamo di un 27 pollici, chiaramente con la risoluzione citata, a 144 Hz e 1 millisecondo per il tempo di risposta su un pannello IPS. La qualità in questo caso è veramente altissima, è G-Sync compatibile, applica anche la tecnologia FreeSync e per non farci mancare niente è compatibile anche con lo standard HDR10. Se puntate al Quad HD, sicuramente questo 27GL83A è uno dei modelli che dovreste preferire in assoluto. Il prezzo è chiaramente più alto e sta circa sui 450€ nel momento in cui sto registrando il video, ma qua sotto in descrizione trovate tutti i link con i prezzi aggiornati. Una guida ai monitor nel 2020 non poteva non includere i pannelli a 21 noni come rapporto di forma. Questo significa che il rapporto del pannello è di 21 a 9 per quanto riguarda appunto il rapporto tra larghezza e altezza. E per questa fascia parlerò solo dei modelli UWQHD, quindi Ultra Wide Quad HD. In particolare la risoluzione è di 3440x1440 e i due modelli che vi cito oggi sono entrambi da 34 pollici. Il più economico è sicuramente l'MSI Optics MAG 341CQ, 470€ all'incirca nel momento in cui sto registrando il video, compatibile con FreeSync, 100Hz di refresh rate, 8 millisecondi di tempo di risposta su un pannello curvo VA. Qui, per quanto riguarda il rapporto di forma, la risoluzione e le specifiche tecniche, questa è sicuramente una delle opzioni più valide, soprattutto in rapporto qualità-prezzo. Se invece cercate il top del top, udite udite, ritorno sulla serie LG. In questo caso parlo chiaramente dell'LG 34GK950G, l'Ultra Gear da 34 pollici, sempre curvo. In questo caso Nano IPS, la tecnologia di pannelli proprietaria di LG in UWQHD, compatibile G-Sync come il modello precedente, refresh rate a 120Hz, 5 millisecondi di tempo di risposta. Questo è sicuramente uno dei migliori monitor che potreste andare a recuperare oggigiorno e nel momento in cui sto registrando il video è addirittura al di sotto dei 700€, 699 per la precisione. Chiudo poi con il 4K. La risoluzione più alta che potreste trovare al momento in commercio per quel che riguarda chiaramente monitor da gioco e monitor da PC in generale e che conta 3840x2160 pixel. I modelli anche qui sono due, in particolare perché vi consiglio per questa specifica risoluzione un modello più adatto all'ambito lavorativo perché una risoluzione più alta aiuta anche ad avere molto più spazio di lavoro sul desktop e un modello chiaramente pensato solo ed unicamente per il gaming estremo. Il modello economico per l'ambito lavorativo è sicuramente Samsung Space Monitor. Un 32 pollici a questa risoluzione, quindi 4K Ultra HD, refresh bloccato a 60Hz e 4 millisecondi di tempo di risposta su un pannello VA, ma qui la caratteristica peculiare per questo modello Samsung è chiaramente la forma e lo stile del monitor, perché questo Space Monitor in particolare è pensato per salvare spazio sulla scrivania. È venduto già con una sorta di braccio facente parte della struttura, fatto per essere attaccato al bordo della scrivania per salvare lo spazio il più possibile, senza bisogno di attacchi VESA e braggi aggiuntivi da applicare al muro. Si può tranquillamente applicare su una qualsiasi scrivania e come vedete può essere inclinato per adattarsi meglio alla nostra posizione. Mentre il modello da gaming lo abbiamo già conosciuto anche qui sul canale ed è l'Asus ROG Swift PG27UQ. Qui parliamo di uno dei monitor migliori in commercio in assoluto, nonché uno dei più costosi, perché sì,
per questo modello in particolare dovrete sborsare addirittura più di 2000 euro. Ma avrete un IPS di altissimo livello compatibile con le tecnologie HDR di ultima generazione, il G-Sync di ultima generazione e tempi di risposta e di refresh davvero degni di un monitor da gaming, perché si parte da una base di 120 Hz per il refresh per arrivare a 144 in overclock con un tempo di risposta di 4 millisecondi. Unico neo che però si adatta un pochettino alle leggi di mercato e alla richiesta di mercato, oltre al prezzo veramente elevatissimo, è la dimensione, perché 27 pollici per una risoluzione così alta potrebbe far storcere il naso, vista la quantità spropositata di pixel a schermo. Ma per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sicuramente se cercate un monitor 4K con delle prestazioni elevatissime adatte al gaming, questo PG27OQ è certamente uno dei modelli migliori in commercio. Io spero come sempre che questa guida vi sia piaciuta e vi sia stata utile, ma voi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Consigliate altri modelli se ne avete in mente, se vi siete trovati bene in particolare con essi. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto il video, condividerlo e attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. E noi ci vediamo come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!